Prega per noi. La diocesi di Bellunofeltre punta a una maggior coesione incoraggiando la collaborazione tra le parrocchie. Questo in sintesi il messaggio emerso dall'assemblea sinodale di sabato 25 settembre tenutasi al santuario del Nevegal alla presenza del vescovo Renato Marangoni. La giornata, alla quale hanno preso parte oltre un centinaio di rappresentanti dei vari territori della diocesi, ha avuto il suo inizio con la riflessione di Don Carlo Broccardo, che si è soffermato su alcuni passaggi degli Atti degli Apostoli, evidenziando come la dimensione comunitaria della Chiesa sia stata fondamentale sin dal principio. Lo Spirito Santo rende la Chiesa una comunità, non solo coraggiosa, ma anche una comunità vera, una comunità unita. Il miracolo più grande non è far tremare i muri o l'effetto delle lingue di fuoco. Il miracolo più grande è che queste persone che non si conoscevano, che parlano lingue diverse, che vengono da tutto il mondo, si capiscono. Sono state poi illustrate le linee di indirizzo per il prossimo anno pastorale, racchiuse in una carta di intenti, uno strumento pensato per incoraggiare una sempre crescente collaborazione tra realtà parrocchiali, elaborato anche in seguito a quanto emerso nel primo atto dell'Assemblea, tenutosi sabato 18 settembre. È un riferimento orientativo che dice gli intenti da perseguire. Come li attueremo dipenderà dalla responsabilità di tutti i soggetti di cui è fatta la nostra realtà di Chiesa di Bellunofeltre. La carta di intenti è solo qualcosa che abbiamo cercato di raccogliere, di mettere insieme per dire da qui ripartiamo. Abbiamo un riferimento che ci può aiutare.